Buonasera. Buonasera. Allora, siamo stati costretti dall'inclemenza del tempo a venire al chiuso, ma è comunque una serata di cui sono molto, molto, molto felice. Siamo. Sì, siamo, ovviamente. In questi anni abbiamo premiato tante attrici, tutte bravissime, perché sennò non le premiamo. Ma ci fa un enorme piacere ricevere questa sera reduce da Davide Donatello per il film che vedrete stasera, a settembre, e reduce dalla Montée de Marche di Cannes, dove Rocco ne ha fatto delle foto meravigliose, Barbara Ronchi. Buonasera, grazie. Settembre è il film appunto che vedrete stasera, è il film d'esordio di Julia. Sì, è l'opera prima di Julia Steigerwald. È l'opera prima di Julia Steigerwald, che tra l'altro fa tanti auguri a Barbara e ci saluta collettivamente, non poteva venire perché deve stare con i tre bambini piccoli. Ha tre figli piccoli a casa. E il marito, e il marito fuori sul set. Esatto. Il marito, per la cronaca, è Matteo Rovere, regista e produttore. E tutto il team che ha costruito Settembre. Ma io penso che alcuni di voi avranno visto Barbara in Rapito di Marco Bellocchio, dove fa la mamma del piccolo... piccolo Edgardo Mortara, il nome, ed è una prova veramente potente. Direi che Barbara Ronchi sta diventando una delle nostre attrici più brave, e quindi prima di tutto la ringrazio per essere venuta qui e per aver accettato il nostro premio. Ma grazie a voi, no? Io sono felicissima di essere qui, intanto perché mi fa piacere continuare a presentare Settembre, che è uscito l'altro anno di questi tempi, che è stato un film molto fortunato, che può anche a vincere il Davide di Donatello al film proprio come miglior opera prima. E poi, tra l'altro, è forse giusto raccontare che un film del genere, che è un film piccolo, diciamo, nel senso che non è una super produzione, ma ha dietro una factory, come dicono quelli bravi, di teste che in qualche modo sono innamorate del cinema, competenti, molto giovani, perché siete tutti molto giovani, Matteo Rovere, Groenlandia, Sydney, che comunque non so in che parte avrà comunque contribuito, Giulia, tu, ecco, come si può spiegare ai non addetti ai lavori, come possiamo essere noi, quindi non vogliamo fare discorsi molto non calati, diciamo, nel tecnico, però ecco, una piccola grande produzione come Groenlandia, come la racconteresti questa sera? Allora, guarda, Settembre nasce così. Giulia decide di esordire alla regia e fa un piccolo corto. Il cortometraggio è l'episodio che vedete stasera dei due ragazzini, che è interamente messo nel film. Cioè, quella parte non è stata rigirata, sono proprio loro, è stato fatto un piccolo lavoro di post produzione sul ragazzo perché in un anno gli era spuntato il pomo d'Adamo, quindi gliel'hanno tipo limato, esatto. Però per il resto, per esempio, la ragazzina che è Margherita, il film non l'ha girato, mentre Luca, che è il ragazzo, ha dovuto rigirare delle parti perché nel film ero arrivata io, quindi c'era tutta la parte della sua famiglia, e quindi il corto è stato integrato nel film, e quindi il film ha avuto una durata record di un mese, che è veramente pochissimo per un film. Tra l'altro dimenticavo Tony, e me ne scuso, perché insomma, tra l'altro, ha un ruolo molto importante, molto bello. C'è Tony, Fabrizio Fabrizio Bentivoglio, non mi vorrei. Ecco, quindi è interessante questo, e poi anche il tempo, la tempistica, un mese di riprese, potrebbe sembrare tanto, ma in realtà per due ore di film circa, poco meno di due ore. Sì, per fare, che ne so, per fare un parallelo, il film come Rapito, se qualcuno l'ha visto, è durato quasi 4 mesi di lavorazione. Chiaro, un film in costume, insomma, sono altri mezzi. Però Settembre è veramente, quando si dice un film piccolino, si intende sia per il tempo in cui è stato girato che per il budget che è stato messo nel film, che è un budget, diciamo, ridotto, ma tutto è stato fatto grazie al fatto che Giulia si era talmente preparata prima, aveva uno storyboard che è una specie di quaderno dove lei si è disegnata tutte le inquadrature, per cui lei sapeva esattamente quello che avrebbe girato, e questo
le ha permesso di girare in così poco tempo con delle idee molto molto chiare. Allora Barbara, comunque questa è la tua serata, al di là di settembre, al di là di Rapito, come diventi attrice? Raccontaci un po', dai. Allora io mi sono... Sì, allora, recitavi le poesie a Natale. Rompevo le scatole a tutti. No, ma io mi sono laureata in archeologia classica prima. Poi ma ho sempre fatto dei laboratori di teatro a scuola, cioè da chi ho memoria, io dall'elementare in poi ho sempre fatto i laboratori di pomeriggio, cioè gli altri facevano sport, io facevo i laboratori, quindi è una cosa che mi ha sempre accompagnato. Poi a un certo punto, quando ho finito l'università e dovevo iniziare il dottorato, con dei miei amici facciamo uno spettacolo in una parrocchia e ci vengono a vedere delle persone, tra cui degli insegnanti dell'Accademia di Roma, Silvio D'Amico, mi dicono: ma tu hai mai pensato di fare l'attrice? Io ci avevo pensato, ma mi vergognavo a dirlo, ma non lo so, adesso mi fa anche tenerezza, però in quel momento veramente provavo un po' di vergogna a dire mi piacerebbe fare l'attrice, poi soprattutto non sapevo proprio dove andare, che fare, non conoscevo nessuno, i miei genitori non c'entrano niente con questo mondo, non ci avevo proprio... E invece quando loro mi dissero così, io mi dissi ci provo, faccio l'esame in accademia, se mi prendono continuo, altrimenti no. Ho fatto l'esame, mi hanno presa, quindi ho fatto 3 anni dell'Accademia di Roma, ero grande perché ero entrata a 24 anni, ero una delle più vecchie proprio della classe, e sono uscita a 27, quindi pensavo che già mi fossero preclusi tutti i ruoli da, che ne so, beh, da figlia, insomma, a 27 anni comunque sei veramente pronta per, ti dico, sposarti, ma quasi, per riprodurti perlomeno, ed insomma, e quindi questa era la mia angoscia all'inizio, invece diciamo il fisico è retto, la faccia pure, quindi sembravo ancora ragazzina e quindi ho avuto un po' di tempo per poter entrare insomma a lavorare prima tanto in teatro, in realtà ho fatto tante tournée e poi dopo la televisione e il cinema e con Marco Bellocchio nel 2016 ho girato Fai bei sogni e quello è stato diciamo il primo film che ha un po' cambiato la percezione di me da parte degli addetti ai lavori e insomma che mi ha fatto iniziare poi la carriera cinematografica. Ecco, può essere interessante credo per chi vede gli attori da sullo schermo o sul palco, sapere che cosa si fa all'Accademia. Gli attori vengono in Italia, gli attori vengono da varie estrazioni naturalmente, c'è chi non fa degli studi, c'è chi magari viene scelto perché è un talento naturale o perché è una bella faccia, insomma, e così via. Poi ci sono queste due grandi scuole che sono l'Accademia e il Centro Sperimentale. Il Centro Sperimentale naturalmente si impara la recitazione finalizzata al cinema. L'Accademia invece è più finalizzata al teatro. Cosa ti ha dato l'Accademia in termini di formazione? A me mi ha dato degli amici e quello quando mi dicevano fai l'Accademia perché ti darà una rete, sarà una rete di salvataggio, no? Io non la capivo questa cosa e pensavo che fosse finalizzato ai contatti, no? Ti dà dei contatti per lavorare. In realtà mi ha dato proprio una classe di persone della mia stessa età o comunque di pochi anni più piccoli o più grandi che sono stati veramente la mia rete di salvataggio, perché vedere per 3 anni non solo fare ma proprio vedere anche gli altri quello che facevano è stato la molla, no, che ti fa scattare, che ti fa migliorare. Poi certo abbiamo avuto tanti insegnanti importanti, io ho avuto Anna Marchesini per esempio che ci aveva fatto un laboratorio sulla scrittura comica ed è stata illuminante come insegnante. Ecco, l'Accademia ti dà anche la possibilità di conoscere queste persone. Per me Anna Marchesini è stata un faro nella sua esigenza, perché era, io non me l'aspettavo così, me l'aspettavo molto più esatto, cioè molto più divertente, molto più, era una specie di caterpillar, cioè non mollava mai, ci faceva scrivere, riscrivere, riscrivere, perché ci voleva passare il fatto che noi nel momento in cui quelle parole uscivano dalla nostra bocca avevamo la responsabilità
e diventavano nostri, quindi diventavamo autori di quello che dicevamo. Ed è stata una delle mie più grandi insegnanti e uno dei motivi per cui l'Accademia rimane un momento molto importante di formazione. Chi c'era nella tua classe? Luca Marinelli, Silvia D'Amico e poi tanti altri che invece lavorano in teatro, altri non lo fanno più, però eravamo una classe di 25 persone, quindi poi come sempre diciamo sono pochi quelli che poi vedrai sul grande schermo, che hanno quello che vogliamo definire successo, però ce ne stanno tanti altri che poi lavorano in teatro e hanno una continuità lavorativa. Era già una super classe, insomma, hai fatto due nomi con te, tre, insomma, super classe. Sì, sì. Mi vediamo tra TV, cinema. Vorrei farti, vorrei farti un'ultima domanda legata a questo tema. Nell'ambiente si dice spesso che al cinema, quelli dell'Accademia, che hanno un po' i tic d'attore teatrale, no? Che impostano la voce, a te è successo? È vero, cioè è assolutamente vero, infatti ci sono tanti attori che la scuola non l'hanno fatta e forse sarebbe stato un peccato se l'avessero fatta, perché hanno una naturalezza, un istinto, e allora a quel punto sei un attore nato, non so come dire. Io ho fatto, ed è il mio percorso, io ho voluto fare l'Accademia perché mi piace studiare, perché non mi sentivo sicura di me, quindi quello è stato il mio percorso, però è assolutamente vero che chi esce dall'Accademia ci mette di più, perché non sai tante cose che invece sono basilari, tipo devi prendere il segno, no? Perché la camera è messa in un certo posto e quindi tu devi arrivare a quel segno, dire la battuta, oppure prendere la luce. E a noi queste cose non ce le ha insegnate nessuno, cioè poi tu arrivi sul set e pensi a mandare la voce fino all'ultimo spettatore, no? E allora che non c'è. Che non c'è, quindi ti devono dire passa la voce, hai un altro, è un altro spazio, è un altro ambiente. Secondo me chi esce dal teatro, dalla scuola, dall'accademia teatrale, ci mette un po' di più per capire il mezzo cinematografico, però dall'altra parte ha avuto 3 anni per allenarsi su tanti personaggi, cioè ha avuto un tempo per poter esplorare e anche per conoscersi, e quindi non so, anche l'analisi del testo o la lettura di un testo è più facilitata per chi ha avuto modo di confrontarsi con anche grandi autori. E tra l'altro è molto divertente perché c'è un, adesso lo dico, insomma, adesso vedete il film, ma poi magari per approfondire, c'è un bellissimo e divertente backstage che gira in rete tranquillamente su YouTube, quindi nulla di anzi ufficiale, diciamo, della rivoluzione, in cui si vede una scena molto particolare in cucina e ci siete tu e Tony che praticamente recitate in uno spazio che è 10 volte più piccolo di questo, con 20 persone praticamente dietro di voi addosso, quindi è davvero divertentissimo questa cosa, altro che pubblico e portare la voce, quindi insomma questo... No, se uno poi vede il making of di come vengono fatti i film, chiaramente è tutto, insomma... C'è la cucina, la lavatrice, loro due qui e dietro voi, fate conto, questa era la situazione. Sì, e poi ti devi organizzare proprio come se fosse un balletto, infatti noi anche per settembre, anche perché non c'era tanto tempo, abbiamo fatto tante prove, per cui ti organizzi con quello che devi fare, quello che devi dire, è molto articolato, in più ci sono tutti gli operatori, insomma devi anche, ecco, il cinema, la cosa bella che ha secondo me è che non è che lo fai da solo, cioè non è vero che sei tu con i tuoi sentimenti e le tue emozioni e basta, ci sei tu, però poi ci sono tante persone che stanno lavorando affinché il film prenda vita e tu devi rendere conto ad ognuno di loro, quindi hai tante persone che ti dicono guarda, però se ti tocchi, se fai così non lo puoi fare, perché qua c'è il microfono, capito? Quindi vedete gli attori che magari fanno perché qua il microfono non ce l'hanno, cioè sono tante cose nel making of, quando capisci poi come i film vengono fatti, che ecco, è importante per gli attori avere i momenti in cui si possono concentrare, così che si possono fare il loro, si possono organizzare tutto per poi poter girare e girare bene.
Ora, magari se c'è qualche curiosità, noi lancio la cosa, poi insomma io posso anche passare col microfono, però intanto che magari qualcuno ci pensa. Visto che siamo in una situazione più intima, si potrebbe anche fare. Però intanto che qualcuno magari ci pensa, mi viene in mente una cosa che ho detto da qualche parte e che ci riporta un po' alla TV e a questo ruolo particolarissimo, tra l'altro con una tua amica, che è anche una nostra amica perché l'anno scorso è stata premiata proprio qui come te, che è, diciamo, nel ruolo di Imma Tataranni, la nostra Vanessa Scalera. Però mi dicevano che voi nel weekend avete girato un po' la Basilicata, che incidentalmente è anche la mia regione, quindi non c'è il campanilismo, quindi la conosco molto bene, molto bella, tra l'altro. Perché se lui è di Potenza. Però non ho accredito. Esatto. No, però mi viene in mente questa cosa. Voi avete girato un film in un mese. Rispetto ai tempi televisivi che sono ancora più serrati, ancora più stringenti, queste due cose e l'accademia alle spalle, quindi questa forte tentazione di studiare ed essere e arrivare precisi. Ecco, come si amalgama? Ti devi preparare prima, ti devi fare, cioè hai la sceneggiatura, ti devi preparare di brutto, perché per esempio sul set di Imma Tataranni noi abbiamo anche il record di 7 scene fatte in un giorno, e lì devo dire la cosa che aiuta è quando hai un partner in scena con cui ti capisci al volo, perché la cosa complicata sarebbe se tu parli un linguaggio, uno ne parla un altro, se fai un po' due sport diversi. Noi avevamo la fortuna, abbiamo la fortuna perché continuiamo a girare Imma, certo, che io e Vanessa siamo proprio, so che sei un po' infantile dirlo, però siamo proprio migliori amiche, quindi è una cosa che ci viene molto, molto semplice, e ci divertiamo tantissimo. Ed è un motivo per cui ci piace fare Imma, non vediamo l'ora, ogni volta poi ognuna di noi fa altre cose, no? Fai altri film, giri altre cose, però poi quando torniamo sul set di Imma siamo proprio felici. Sì, e poi il pubblico lo vede, cioè poi sentiamo che c'è un affetto per noi che ci fa felici. Si vede tutto però. Meno male. Quindi, qualcuno ha pensato a qualche curiosità? Mi raggiungo da qui. Eccolo. Beh, lui, tanto Alberto se una domanda. Certo. Vabbè, buonasera. Ero curioso di sapere quali sono gli attori che tu ci hai lavorato insieme, che non hanno fatto scuola, niente, che sono proprio così naturali. Ero curioso quali erano attori che non hanno studiato, che però sono nati attori, insomma. Allora, guarda, per farti un esempio che poi vedrete anche adesso nel film. Tony, che è la ragazza che interpreta Deborah nel film, non ha fatto scuole, è una cantante, e però vedrete che ha un istinto per la recitazione che è incredibile, per la sua naturalezza. Lei è una di queste, quella che mi viene in mente, con cui ho recitato, però per esempio anche Alessandro Borghi non ha fatto scuola, non ha fatto niente, eppure è... Alessandro Borghi faceva il cameriere. Faceva lo stunt. E lo stunt. Nelle produzioni faceva pugilato, cioè è stato visto dal suo agente fuori dalla palestra, e da lì ha cominciato. E lì poi lo studio arriva dopo, secondo me, cioè per chi non l'ha fatto prima, poi comunque se vuoi migliorare in un certo senso ci arrivi dopo, per cui poi Alessandro ha fatto 3.000 stage. E poi impari tantissimo dalle persone con cui lavori, davvero, quindi vale l'una e l'altra cosa, basta che lo fai con un po' di serietà, ecco. Poi c'è stata l'altra Factory meravigliosa, perché molti conoscono anche, insomma, questo film che ha fatto un po' film off, ma che insomma che è stato Non essere cattivo, per cui uno che veniva dall'Accademia, uno che invece veniva dalla box, dallo stunt, hanno creato una... Sì, poi quelli che hanno fatto l'Accademia come me, poi l'Accademia te la devi dimenticare. Ecco, per esempio Non essere cattivo è un grande esempio di questo, perché hai uno che ha fatto l'Accademia, uno che non l'ha fatta, eppure si devono accordare per diventare due ragazzi della periferia romana, no? È
sì, è molto bello, però si sono arricchiti l'un l'altro, no? Uno con la propria naturalezza e l'altro con la tecnica che lo portava ad essere naturale. Beh, noi siamo stati talmente colpiti dal film di Marco Bellocchio che un paio di domande, anche se non è il film che vediamo stasera, te le vorremmo fare. E la prima è molto stupida, però io me lo chiedo ogni volta che lo incontro. Marco Bellocchio è ormai un amico da tanti anni, gli abbiamo appena dedicato anche un numero della rivista del Centro Sperimentale Bianco e Nero, a lui e a Francesca Calvelli, in coppia. Francesca Calvelli è la moglie e la montatrice di tutti i film di Bellocchio e anche di altri film, naturalmente. Il segreto di Marco Bellocchio qual è? Cosa mangia la mattina? Cioè, Marco Bellocchio quest'anno farà 84 anni. A parte che se lo vedete sembra il mio fratello minore, ma poi ha una vitalità, e tra l'altro sta facendo un capolavoro dopo l'altro, con una freschezza sia fisica che intellettuale veramente incredibile. Avendoci lavorato già da in Fai bei sogni e poi adesso in Rapito, come te lo spieghi? Allora, me lo spiego. Allora, lui intanto mentre sta lavorando a un film ce n'ha già altri due in testa, no? È una... non smette mai, è sempre alla ricerca di nuove storie, disegna, è in continuo movimento per il suo lavoro, quindi sicuramente ti direi che è un lavoro che lui ama e questo è anche il motore della sua vita. E poi è semplice, è facile, è un regista facile, sa come lavorare con gli attori, non, sa che li stima molto e li tutela. E per dire, lui quando deve dare indicazioni sul set, lui viene all'orecchio a dirtelo, perché non vuole essere oppressivo, no? Non vuole imporre qualcosa, ti chiede sempre se per te va bene, se per te va bene possiamo provare a farla, e c'è una, e questo ti dà una libertà, ma anche ti mette veramente in una condizione di lavoro magnifica, perché è chiaro che se funzionasse così in tutti i lavori, no? sarebbe più facile per tutti. Però lui ha la fase dei provini, che è quella importante, cioè il momento in cui tu fai un provino per Marco Bellocchio e lui ti sceglie, sai che quello che hai fatto al provino è pronto, in un certo senso, è lì il suo momento in cui lui capisce se vai bene o se non vai bene. Quando sei sul set il personaggio è tuo e quindi non ha bisogno di... No, davvero, è un set molto bello, è un set molto concentrato, ma è... dove anche lì, ecco, lì eravamo 100 persone forse sul set, e lui riesce con pudore e grazia a mantenere un set tranquillo e concentrato. Allora raccontaci il tuo provino per Rapito, dove lei, lo ripeto, fa la, per chi non l'ha visto, Rapito è la storia vera di Edgardo Mortara, un bambino che nel 1858, grazie, un bambino di una famiglia ebrea di Bologna che viene praticamente rapito dalla famiglia e da parte dello Stato della Chiesa, quindi per ordine di Papa Pio IX, sì. E viene cresciuto come cattolico perché in un momento di distrazione, diciamo così, in cui il bambino non stava bene, la tata l'aveva battezzato. Questa cosa si viene a sapere, quindi automaticamente il bambino viene rapito. So che sembra una storia assurda, ma è vera, non solo è vera, ce n'erano centinaia di storie del genere nello Stato della Chiesa, prima che lo Stato della Chiesa scomparisse. Ecco, in questa storia Barbara fa la mamma di questo bambino. È un ruolo molto forte, molto... molto potente, con un paio di scene veramente, secondo me, indimenticabili. Il provino su cosa è stato? Il provino è stata sulla scena in cui la mamma va al collegio dei catecumeni per parlare con Edgardo e io ed Enea, che è il bambino che interpreta Edgardo, che è quello dei manifesti, eravamo abbinati, quindi l'abbiamo fatto insieme il provino. No, è stato molto emozionante perché l'abbiamo, adesso si direbbe, l'abbiamo beccata subito, però ci siamo... Ma era già stato scelto? No,
Enea non era sempre. Neanche lui. No, c'era prima di noi c'era un'altra attrice con un altro bambino, e quindi in qualche modo eravamo accoppiati e noi ci siamo sintonizzati subito, anche lì è una cosa un po' magica, no? che accade, perché questo bambino di 7 anni, che è lui la cosa incredibile del film, perché lui ha fatto finta di essere un bambino che non rivedeva la mamma da un po' di tempo e che doveva essere distante da lei, e poi invece andare e dirle quanto le vuole bene. Ma il bambino piangeva, al provino piangeva, quindi cioè io ero distrutta, proprio ho detto beh, ma così è, così è. Non voglio svelare nulla della tua privacy, ma tu hai un bambino più o meno di quell'età. Io ho un bambino più o meno di quell'età, quindi anche per te ma diciamo tutta la lavorazione è stata una cosa di uno strazio, cioè che non ci volevo pensare, che volevo pensare che figli non ne avevo, che era tutto per finta, che insomma diciamo che noi attori siamo un po' degli animali strani, no? Perché ci mettiamo nella condizione di forzare il nostro cuore in parti dove nessuno vorrebbe andare, però poi quando vedi che quello che fai è all'interno di un film che racconta la storia di un bambino altrimenti dimenticato, perché nessuno conosce la storia di Edgardo Mortara, allora capisci che un senso questo lavoro anche nel forzare un po' il tuo animo e metterti in situazioni un po' scomode, un senso ce l'ha. Senti, senza eccedere in aneddotica, ma ti faccio due esempi di due attori molto famosi. Gianmaria Volonté era uno che si interpretava Giordano Bruno, pensava al rogo anche mentre dormiva, cioè si portava il personaggio a casa, il personaggio rimaneva con lui per tutto il tempo. Marcello Mastroianni, una volta che il regista aveva dato lo stop, chiedeva dov'è che si andava a mangiare pasta e fagioli quella sera ed era tranquillo e rilassato. Tu i personaggi te li porti a casa oppure riesci a lasciarli sul set? Allora, diciamo che avendo, lo faccio per mio figlio, lo faccio per mio figlio, perché non si merita che quando la mamma torna a casa non è sua mamma ma è un personaggio, quindi quando non avevo mio figlio sicuramente cercavo di rimanere più dentro, diciamo più Gianmaria Volonté. Dopo che ho avuto mio figlio ho pensato proprio che la vita del set si fermava allo stop, e che la sera io tornavo a casa ed ero una mamma, ed ero, tant'è che mio figlio non sa che lavoro faccio, cioè quando gli dico allora amore io stasera vado a lavorare, perché che lavoro fai? Cioè per lui la percezione è che io non lavoro praticamente, quindi mi immagino forse più Mastro, ecco diciamo più Mastroianni a casa e proprio, secondo me vivono meglio i Mastroianni, no, sicuramente a livello di vita complessiva, no, ma se no non è vita. Cioè, se no è una vita dedicata all'arte, dedicata ai personaggi, e invece è bello, però insomma c'è una vita fuori che deve essere un po' protetta dal lavoro che facciamo, ma anche per far vivere bene. Cioè, ci tengo che mio marito non mi lasci, che mio figlio abbia piacere di stare con la mamma. No, sono assolutamente Barbara poi fuori. Senti, Barbara, non mi paga la prologo della Pasticcara, voglio specificare, perché la domanda insomma potrebbe, ma è divertente, perché tutto quello che tu vedi qui, e questo mi fa piacere anche dirlo, perché ci permette di ringraziare chi ci, diciamo, ci mette in onda da ormai 15 anni, ci fa sentire, fa vedere i vostri film, Carrano Martino, che tra l'altro è detentore della Cineteca Lucana, che praticamente ha questi cimeli, tutto quello che vedi è vero. Quindi quelle locandine sono originali, e in Basilicata appunto ci sono degli hangar, perché ci sono degli hangar, mi confermerete, in cui è conservata buona parte del cinema italiano con le pellicole, le pizze. E quindi ringraziamo anche Harry, ringraziamo Basilio e tutti i ragazzi che negli anni ci hanno aiutati a fare le nostre serate. Però questo anche è un motivo, questa mia domanda. Rispetto, noi quest'anno omaggiamo la Lollobrigida, che
purtroppo recentemente scomparsa, ma facciamo anche un grande omaggio a Anna Magnani. C'è qualcuno nel cinema di ieri, ma non che ti debba ispirare, ma in qualche modo che ti ha sempre colpita, ti piace riguardare un suo film? Allora, io mi ricordo, no, poi adesso me l'accorgo, io mi ricordo che con mia mamma di pomeriggio d'estate davano questi film in bianco e nero, no? E io mi ricordo che noi avevamo visto Bellissima e io ero rimasta così colpita da questa donna, che era così bella ma così divertente e così tragica, cioè che riusciva in un solo film ad essere tutto, cioè a passare dalla commedia alla tragedia, alla disperazione, al menefreghismo, mi sembrava così vera, che poi dopo, insomma, poi ho capito che era Anna Magnani, che era la più grande attrice o una delle più grandi attrici del mondo, però mi sembrava così, ripeto, così reale, mi sembrava una donna, non mi sembrava un'attrice, mi sembrava una persona che avrei potuto chiamare al telefono, e questa era... E questa è una cosa, e soprattutto il suo passare di registro dalla commedia al dramma era una cosa che poi negli anni ho cercato di studiare, insomma ce l'ho come faro, ecco. Se ne avete voglia, dopo la visione di questo bellissimo film che è a settembre, Alberto, poi mi taccio, chi non l'ha visto vada a vedere anche L'altra faccia di Barbara Ronchi, un film molto più drammatico. Diciamo il seme di queste cose qui ce l'hai, quindi siccome i premi significano sempre qualcosa, quelli che ci sono, quelli che arriveranno senz'altro, quindi insomma davvero ancora complimenti, davanti, lo faccio anche davanti al nostro pubblico, perché davvero è stato per noi un grandissimo piacere averti qui stasera. Grazie mille. Grazie. È arrivato il momento di dare il premio. Stavo per dire buona visione. Cioè. Un attimo, ancora un attimo. Il premio ha una sua. È pesante? No, no. Allora, tutto il premio ha una. C'è una motivazione lunghissima. A Barbara Ronchi, un'attrice perfettamente a suo agio nel ruolo più drammatico come nella commedia precedente. Donna dotata di registri e colori recitativi che preannunciano un esempio più fulgido da carriera. Sì, sono d'accordo. Grande regista che ha vissuto qui a Fiano per tanti anni e a cui il nostro festival è sempre idealmente dedicato. Grazie mille, grazie per essere qua stasera, grazie per aver invitato e buona visione.